La sesta legge da prendere, anche questa come assoluto, ti devi rendere conto che noi tutti abbiamo 24 ore e quelle 24 ore devono essere sfruttate appieno. Non interessa che hai dei bambini, non interessa che vai a scuola, non ci interessa. La maggior parte dei milionari sono partiti da zero. Tutti i milionari che stanno uscendo dalla generazione Z sono persone che sono partiti da una famiglia comune per la maggior parte, ma sono persone che con un lavoro comune, quando tornavano a casa, compreso me, sfruttavano quel tempo non per cazzeggiare, ma per studiare anche altro, per mettere ancora più valore all'interno della propria vita, ma soprattutto acquisire skills. Torni da lavoro tardi, ci sono i tuoi bambini, certo. Una volta che sono a letto, a mezzanotte, la giornata non è finita, esiste la notte. È d'obbligo che per un determinato periodo ti dovrai fare un mazzo così, altrimenti i risultati non cascano dal cielo, nessuno mai ti regalerà un cazzo di nulla. Abituati ad andare a letto magari alle 3 del mattino, anche se ti svegli alle 6, non importa, perché è ovvio che devi mettere più effort se vuoi cambiare totalmente la tua situazione. Stai lavorando tanto? Ben, tutti abbiamo lavorato tanto. Io andavo al lavoro, partivo alle 6 del mattino, ritornavo alle 5 del pomeriggio. Alle 5 del pomeriggio andavo in palestra, tornavo a casa, studiavo e lavoravo fino alle 4 del mattino e così ripetevo. È stato un periodo stressante? Assolutamente sì. Ho perso i capelli? Assolutamente sì. Mi davano per disperso? Assolutamente sì. Però l'ho fatto e oggi mi godo grandissime soddisfazioni. Quanto ci ho messo? Ci ho messo 3 anni a raggiungere i primi grossi traguardi e poi ovviamente da lì la scalata è stata relativamente semplice. Gli anni passano, scorrono, il tempo vola, viene totalmente bruciato. Noi tutti bruciamo il tempo. Sembra ieri che avevo 20 anni, ora ne ho quasi 30. Ecco perché per un determinato periodo bisogna incominciare, ma soprattutto abituarci mentalmente a lavorare molto, ma molto di più. Perché anche la mente, una volta che si abitua a lavorare tanto, diventerà pura normalità.